La pietra ha un'anima, ha memoria ed elasticità, è senza tempo. E questa è una delle prime cose che abbiamo imparato durante la nostra mattinata trascorsa in compagnia di Pinuccio Sciola. L'artista di San Sperate, in splendida forma, ci ha accolto nella sua abitazione museo, dove la sensazione è da subito stata quella di entrare in un luogo speciale, quasi di culto. Tutti i suoni nascono da una vibrazione. Allora, accarezzando la pietra, tramite appunto queste lame che io sono riuscito a creare, si creano delle vibrazioni che soltanto accarezzandole riesci ad ottenere, le vibrazioni che ti fanno salire, fanno venire fuori dall'interno della materia i suoi suoni. Io non faccio che sottolineare sempre che questi non sono i miei suoni, ma sono i suoni della materia che sono insiti dentro da quando la pietra si è formata. Quando la pietra si è formata, allora devi necessariamente tornare indietro nel tempo. Questa che pietra è, per esempio? Questo è un calcare e, come stavamo ascoltando prima, questo è un suono liquido. Un suono liquido perché la pietra è un calcare e il calcare dal punto di vista geologico non è altro che acqua fossilizzata, per cui la memoria della materia acqua durante la glaciazione evidentemente è rimasta impressa, conservata. Si è rimasta impressa che basta accarezzarla che viene fuori. Grazie alla tecnologia e all'intuizione artistica, che in questo caso ha dato luogo a dei particolari tagli nella pietra, si creano delle vibrazioni dalle quali scaturiscono i suoni. Da sempre il suono della pietra è stato creato solo attraverso delle percussioni, ma il suono più dolce della pietra si ottiene accarezzandola e non maltrattandola, e lei, quasi per magia, ci regalerà il suono di un violino. La pietra oggi è di una importanza incommensurabile. Io uso questo termine perché credo che non si possa mai definire giustamente il valore e l'importanza della pietra oggi. Cioè, partendo dal più semplice orologio, questo lo dice la scienza, tutta la tecnologia funziona attraverso la pietra, i silici, i quarzi, e noi ci rivelano la memoria della materia pietra. Dopo un breve percorso, dalla casa dell'artista ci spostiamo in un grande terreno che ha quasi l'aspetto di un'isola di Pasqua, però molto familiare. Qui conosciamo e tocchiamo con mano l'elasticità della pietra, proprietà questa che ha lasciato a bocca aperta numerosi architetti e studiosi. Una sensazionale scoperta nata in Sardegna, l'isola di pietra, come lo scultore ama chiamarla. Dimmi se non senti profondità marina. Questo, ecco, esatto, stavo per dire quello. Questo è il suono che andando sott'acqua con una maschera è il suono che si sente in acqua. Quello che spiegavo prima, perché la pietra è acqua fossilizzata. Quindi solo accarezzandolo vengono fuori tutti i suoni marini, quindi delle profondità marine. Scaturiscono dalle pietre calcaree suoni liquidi, quasi onirici, che rievocano situazioni che non ricordiamo pur avendole vissute. La vita prima della vita stessa del grembo materno. Molto più cupi invece i suoni del basalto, di terra e di fuoco. E questo è soltanto il suono del fuoco e della terra. Qual è la memoria del basalto? Perché la sua origine è appunto è lava e fuoco. E quindi, ecco, poter dimostrare, senza l'uso di molte metafore, che i suoni ci sono, e questa è la cosa, è la sorpresa più grande.
ad Assisi ho presentato oltre 200 di questi semi, ma anche molto più grandi, proposti nella piazza inferiore di San Francesco come i semi della pace, perché il padre Coli, il capo custode di San Francesco, lui aveva riferito che San Francesco diceva che dall'impossibile è possibile il possibile, per cui è possibile che da un seme di pietra possa scaturire la pace. E quindi questi semi seminati nella piazza inferiore di San Francesco, semi come opere d'arte presentate da Carlo Arturo Quintavalle, che grazie a Dio come critico d'arte ha da insegnare a tanti, e lui presentava queste opere come l'opera più classica che uno possa pensare. Il fatto che noi abbiamo delle deformazioni mentali, se sentiamo il classico andiamo in Grecia o torniamo indietro al Rinascimento, ma di fatto, diceva Quintavalle, qui c'è tutto il dettato michelangiolesco, quando Michelangelo diceva che basta togliere quello che c'è in più, la forma è dentro. E qui, peraltro, questa forma geometrica perfettamente contemporanea, quindi da un elemento, questo peraltro è un, in termini scientifici, questa pietra è una bomba. Bomba vuol dire un lapillo del vulcano che è rimasto intatto praticamente. Quindi ha un doppio significato, dove quando io l'ho aperta e ho trovato questa geometria perfetta che è il massimo della contemporaneità. Per cui ecco, parlare di una pietra antica, una pietra con l'arte non hanno tempo. E questo è anche l'approccio che la gente deve avere con la materia, quindi con la natura, come dicevamo prima.